Recensione Easy Boost 350 V2 Static Reflective del Fake Market. Me le hanno date così all'interno della scatola, quindi iniziamo a guardare la scatola. Secondo me la scatola è fatta molto bene, perché solitamente i fake sono più scuri, le scritte sono più scure, mentre questa è abbastanza chiara come scritta. Qua dietro l'etichetta europea. Qua il piccolo segno dell'Adidas, c'è chi dice deve essere allineato con la O, non deve essere tra la O e la M, altrimenti è fake. Questo invece è fatto molto bene, perché va appunto a colpire la O, è al centro della O, quindi è fatto bene. L'odore non puzza, un bel cartone. Questa parte qua, diciamo a mezzaluna, anche lei è fatta bene, non è quadrata, non è rettangolare, mezzaluna. Vai con l'unboxing. Non puzza. Tiriamo fuori le scarpe. C'erano attaccate anche queste due etichette, che però le ho tolte per fare l'intro, che avete visto, se no faceva schifo senza quelle etichette. Prima cosa, odore. Buono, non puzza, è odore di scarpa nuova. All'interno c'è la carta, che è così. Questo è il primo segnale di una scarpa fake, perché? Perché le carte che metto all'interno delle vere Easy sono leggermente diverse, leggermente migliori. Questa è carta scadente, ma sinceramente della carta non ce ne importa molto. Poi c'è anche la carta, questa qua, che è quella da una parte ruvida, da una parte liscia, più o meno. Sembra la carta da forno, ma anche lei non puzza. Questa è la carta che le avvolge teoricamente, ma in questo caso era sotto, non le avvolgeva. Nella scatola non c'è nient'altro, non ci sono né portachiavi né ciondolini, quindi questa è come si presenta la scarpa. A prima vista è fatta veramente molto bene. Queste sono le reflective, che sono quelle che riflettono appunto la luce quando si fa una fotografia con il flash, così. Iniziamo a vedere i dettagli. Il boost è veramente molto morbido. Dal boost possiamo riconoscere se questa Easy è vera o è falsa, perché come vedete qua ci sono delle lineette. Queste lineette nella scarpa reale dovrebbero essere 4, mentre in questa fake sono solamente 3. 1, 2, 3. Però anche qua è un dettaglio che nessuno va a notare quando camminate. La forma della scarpa è secondo me fatta molto bene. Qua dietro la curvatura è molto pronunciata. Poi c'è questa parte qua dietro. Qui è un altro segnale dal quale riconoscere se una scarpa è falsa oppure è vera. Normalmente in quelle false fatte male, questa parte bianca, anche questa specie di anellino, non dovrebbe vedersi, la tralasciano, non la mettono praticamente. Mentre in questa falsa, che comunque è una scarpa fake, è stata riprodotta molto bene. Questa parte qua è trasparente, così che se mettete calze sgargianti vi fate una scarpa personalizzata, con magari qua un po' di giallo, un po' di rosso, nero, eccetera. La parte qua dietro è dritta, quindi è fatta abbastanza bene. Andiamo a vedere queste cuciture qua. Queste cuciture qua sono tutte fatte da una specie di X e un quadrato alternato fino ad andare in fondo. X quadrato, X quadrato, X quadrato, fino in fondo. Stessa cosa qui davanti. X quadrato, X quadrato, X quadrato. Il premit qui è abbastanza elastico e all'interno qui è rinforzata in questo modo. Questa curvatura qua, anche lei ben fatta, alta, pronunciata. La suola è tutta in gomma e ben fatta. Non puzza, non è lucidosa, quindi è proprio gomma fatta bene. Qui in alto la scritta Adidas. Qui sotto la scritta Boost. Queste tre strisce sono quelle catarifrangenti, che anche loro riflettono, così. All'interno la suola, andiamo a vedere la suoletta con il logo dell'Adidas qui, anche qua davanti, e la scarpa all'interno è fatta in questo modo. Questa è come si presenta la scarpa nuova, senza averla mai indossata. Adesso la utilizzo per una settimana circa, qualche giorno, vi faccio sapere cosa ne penso e vediamo altri dettagli che fanno capire se la scarpa è fake o originale.
Ok, allora l'ho utilizzata per una settimana circa, infatti qua è sporca, e c'è stata una sola cosa che mi ha lasciato un attimo così, ovvero che la suoletta all'interno, come vedete, non c'è più la scritta Easy, Adidas, eccetera, e dopo esattamente il primo utilizzo si è spatasciata, è volata via. Solamente quello, per tutto il resto è molto comoda. Chiaramente non sono qua a promuovere prodotti fake, faccio questi video per puro divertimento, perché io mi diverto a fare l'intro. Poi a voi piacciono, vi piacciono questi video, quindi andiamo a vedere gli altri particolari. È veramente difficile notare se questa scarpa sia fake o no. Guardate qua davanti. Nelle fake fatte male, questa, diciamo, questa striscia qua finisce più vicina alla punta, mentre in questo caso finisce nel modo giusto, finisce proprio qua. Un'altra cosa la si nota dall'etichetta della scatola. Se avete una torcia o una lampada a raggi ultravioletti, così, come vedete, la luce riflessa nell'etichetta è abbastanza bianca, mentre in quella originale dovrebbe essere completamente viola. C'è proprio un bel distacco, si vede che è molto viola. Queste erano le etichette appiccicate sulla scarpa che ho tolto per fare l'intro. Poi, sempre guardando la scatola, come ho detto all'inizio, questo simbolo qua dell'Adidas, se noi posizioniamo qualcosa di dritto come un righello, qualunque cosa avete qua, deve essere allineato con la O, deve colpire la O e non deve invece essere tra la O e la M, questa parte centrale. Se è tra la O e la M vuol dire che è falsa, è fatta male, mentre in questa scatola proprio viene allineata alla O, quindi è fatta abbastanza bene. Adesso guardiamo com'è con la luce a raggi ultravioletti. Allora, questo è il colore sotto ai raggi ultravioletti, ha un colore abbastanza azzurrino barra bianco acceso, non ha quella specie di riflesso che ha il modello Zebra o altri modelli delle Easy, però è, secondo me, abbastanza figa lo stesso. Secondo me tutto sommato è comodissima ed è bellissima di notte quando riflette sotto al flash, quando viene scattata una foto con il flash. Fatemi sapere come vi sembra e cosa ne pensate di questa scarpa, e ci vediamo al prossimo video.